Questo grafico descrive come si comportano tutte le sostanze quando ricevono il calore. In ascissa c'è il calore che viene fornito con continuità alla sostanza. Volendo si può riportare anche il tempo, immaginando che questo calore venga fornito a ritmo costante. E in ordinata c'è la temperatura della sostanza. Quindi questo è un grafico temperatura-calore. Io spesso lo chiamo anche il grafico a gradini, ma si può anche chiamare il grafico dei riscaldamenti e raffreddamenti e dei passaggi di stato. Per ragionare possiamo pensare all'acqua, ma il grafico vale per qualsiasi altra sostanza. Partiamo dal punto A, che rappresenta un pezzo di ghiaccio, perché all'inizio ancora non abbiamo fornito calore e la temperatura di questo oggetto, di questo sistema, è bassa. Quindi siamo nello stato solido. Se forniamo calore, questo blocco di ghiaccio comincia a riscaldarsi, però non fonde subito, non diventa subito liquido, non si scioglie immediatamente, ma prima porta la sua temperatura fino alla temperatura di fusione, che nel caso dell'acqua vale 0 gradi centigradi, ma per altre sostanze sarà un valore diverso. Questo primo tratto quindi rappresenta un riscaldamento in cui la temperatura cambia, aumenta in questo caso, ma non cambia lo stato d'aggregazione, cioè il blocco di ghiaccio rimane allo stato solido e non si scioglie ancora allo stato liquido. La prima goccia d'acqua liquida comparirà soltanto quando la temperatura del ghiaccio è salita fino a 0 gradi centigradi, la temperatura di fusione. Da questo momento, continuando a fornire calore, il sistema fisico non aumenta più di temperatura, ma la temperatura rimane stabile, stabilizzata a 0 gradi centigradi, e questo accade perché il sistema fisico, il ghiaccio in questo caso, assorbe il calore fornito, ma non lo utilizza per riscaldarsi, cioè per aumentare la temperatura come invece ha fatto nel primo tratto. Lo utilizza invece per rompere i legami molecolari, cioè rompere quell'impalcatura che mantiene le molecole e gli atomi bloccati nello stato solido. Quindi il calore è utilizzato per rompere questi legami e così avviene il passaggio di stato, il cambiamento di stato in questo tratto da solido a liquido. Quindi in tutto questo tratto c'è coesistenza sia di un blocco di ghiaccio solido insieme a uno strato d'acqua liquido. Quindi ci sono tutti e due gli stati d'aggregazione contemporaneamente, solido più liquido. E questa freccia significa che il solido si sta progressivamente sciogliendo e trasformando in liquido. La freccia verso sinistra significa che se io, invece di fornire calore, sottraggo calore, allora tutto il grafico viene percorso da destra a sinistra e in particolare il liquido va a solidificarsi. Ma questo lo vediamo meglio dopo. Adesso continuiamo a scorrere il grafico da sinistra verso destra, quindi vuol dire che stiamo somministrando calore alla sostanza e quindi progressivamente il ghiaccio si scioglie in acqua. Nel punto B è ancora tutto ghiaccio, qui inizia a comparire la prima goccia d'acqua, poi nel punto C tutta la fusione è completa, non c'è più neanche un cristallo di ghiaccio e si è trasformato tutto il ghiaccio in acqua, quindi c'è soltanto acqua liquida nel punto C. Durante questo tratto BC, cioè la fusione, la temperatura non è cambiata, si è mantenuta costante alla temperatura di fusione, mentre invece è cambiato lo stato d'aggregazione. Progressivamente dallo stato solido siamo passati allo stato liquido. Arrivati al punto C, continuando sempre a fornire calore alla sostanza, all'acqua in questo caso, ora l'acqua abbiamo detto che è tutta liquida e quindi riprende la temperatura a salire. Riprende a salire fino a raggiungere i 100 gradi centigradi. Il tratto numero 3 quindi è di nuovo un tratto di riscaldamento, dove la temperatura cambia, ma non cambia lo stato d'aggregazione. Infatti l'acqua era liquida, rimane liquida fino al punto D. Ora l'acqua è a 100 gradi centigradi e iniziano a comparire i primi fumi di vapore nel punto D. Continuando a dare calore alla sostanza, all'acqua liquida, quest'acqua non aumenta più di temperatura una volta arrivata a 100 gradi, la temperatura di vaporizzazione, ma si stabilizza la temperatura a quel valore
e inizia un altro cambiamento di stato. L'acqua da liquida diventa vapore. Quindi il tratto numero 4 è un altro passaggio o cambiamento di stato da liquido a vapore stavolta. La temperatura non cambia, ma si mantiene costante alla temperatura di vaporizzazione, 100 gradi centigradi nel caso dell'acqua, mentre invece cambia lo stato di aggregazione, da liquido cambia a vapore. E questo processo prosegue finché non si arriva nel punto E, dove tutto il liquido si è vaporizzato. Quindi all'inizio, nel punto D, c'è solo liquido e niente vapore. Progressivamente il liquido lascia spazio al vapore, si trasforma in vapore. Nel punto E non c'è più liquido, c'è solo vapore. Vapore a 100 gradi centigradi. Continuando ancora a fornire calore, questo vapore riprende ad aumentare la temperatura e quindi la sua temperatura sale sopra i 100 gradi centigradi, però il vapore non cambia più stato. Quindi siamo nel tratto numero 5, che è di nuovo un riscaldamento. La temperatura aumenta, ma lo stato di aggregazione no, perché rimane allo stato di vapore. Vediamo quindi che gli effetti del riscaldamento, diciamo della somministrazione di calore a una sostanza, sono due. La sostanza, in conseguenza del fatto che riceve calore, può riscaldarsi, e allora sono i tratti 1, 3 e 5, oppure può compiere un cambiamento di stato, cioè può cambiare il suo stato di aggregazione, allora sono i tratti 2 e 4, ma non può mai fare tutte e due le cose insieme, cioè non può cambiare stato e aumentare contemporaneamente la temperatura. Deve fare una cosa per volta. Se cambia lo stato, la temperatura si blocca e non cambia più. E siamo in questa situazione, la temperatura non cambia, lo stato di aggregazione sì. Viceversa, nei tratti 1, 3 e 5 cambia la temperatura, ma allora non cambia lo stato. Infine, il grafico può essere percorso anche da destra verso sinistra, nel caso in cui invece di somministrare calore noi sottraiamo calore alla sostanza. Immaginiamo di partire dal vapore d'acqua, per esempio a 150 gradi centigradi, sarebbe il punto F, potevo scegliere 200 gradi centigradi o anche di più. Togliendo calore alla sostanza, il vapore prima si raffredda, ma rimane vapore. Quando il vapore scende a 100 gradi centigradi, che è la temperatura di vaporizzazione, inizia a trasformarsi in liquido. Progressivamente si trasforma in liquido finché tutto il vapore non è diventato liquido nel punto D. Continuando a togliere calore alla sostanza, all'acqua in questo caso, adesso abbiamo nel punto D tutta acqua liquida. Continuando a raffreddarla, quest'acqua si abbassa di temperatura da 100 gradi fino a 0 gradi. Arrivati a 0 gradi, continuando a togliere calore, la temperatura non si abbassa più, ma si stabilizza a 0 gradi e l'acqua liquida progressivamente congela e diventa solida, cioè diventa ghiaccio, progressivamente finché nel punto B tutta l'acqua liquida è diventata ghiaccio. Continuando a raffreddare la sostanza, questo ghiaccio da 0 gradi centigradi rimane ghiaccio, ma si porta a temperature sempre più basse, meno 10, meno 20, meno 50 gradi centigradi e così via.